Paris, la nouvelle vague, les années 60 et l'anniversario di nascita del regista, proprio il primo marzo. Un po' di elementi ve li ho dati, mes chers. Di cosa sta parlando la vostra comtesse mentre guarda dalla finestra una città di lockdown? Non è così semplice commentare e ancor meno analizzare un film di Jacques Rivette. In Paris nous appartient, primo film di uno dei maggiori esponenti della Nouvelle Vague, uscito nelle sale dopo 4 anni di tribolazione nel 1961, troviamo i concetti chiave del movimento dei cahiers, nell'impianto narrativo su più livelli logici, o nella mise en abîme che qui però vira il teatro come rappresentazione della vita e del mondo. Rivette lo fa con uno stile che lo caratterizzerà per tutta la sua vita artistica. Le mystère, le rêve. Così la protagonista, Anna, una studentessa universitaria che viene spesso sopraffatta da un coro di voci isteriche, si trova su 2 livelli diegetici che in qualche punto sembrano mescolarsi, come fossero materia liquida. Un livello è dato dal presunto suicidio di Juan, un artista spagnolo amico del fratello di Anna, Pierre, e appartenente al suo gruppo piuttosto disomogeneo di amici. Un altro livello è rappresentato dall'estenuante tentativo, sempre fallito, di rappresentare a teatro il Pericle di Shakespeare, che pare una metafora e al tempo stesso una citazione della difficile storia del film e della difficile storia di una generazione accartocciata su se stessa. E torna la Nouvelle Vague nel bisogno di portare la camera in giro per la città. Eppure, questa Parigi sembra una città mappa, semideserta e onirica, in cui i luoghi che diventano tappe di una sorta di caccia al tesoro sono scanditi da vie civici, unici punti di riferimento concreti. Cerebrale, esistenzialista, metalinguistico e persino politico, Paris nous appartient è distante dallo spettatore così come dalla vera identità della Ville Lumière, come ci fosse un vetro, una finestra da cui lo guardiamo scorrere. E i tetti di Parigi diventano arte, il Pont des Arts nostalgia, la Station du Play paura e via dicendo. Luoghi della funzione medusea che non ci appartengono del tutto, al contrario di quanto affermato nel titolo, ma in accordo con la frase da cui il titolo è tratto, Paris n'appartient à personne, che ci danno un indizio, portando all'estremo la nostra capacità di suspension of disbelief. Bon vu, mes chouchous.